Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospiti Irene. Alla grande. Parliamo sempre e siamo nel mondo della musica, band rock, metal. A questo punto la domanda più spontanea oggi, se dovessi descrivere Rain e soprattutto perché Pioggia, questo nome di questo band? Il nome della band Pioggia è riconducibile ai primi anni Ottanta, quando la band prese forma, ma perché si voleva cercare un nome piuttosto comune, di facile divulgazione, facile da ricordare e che soprattutto potesse dare un ampio spettro di scelta del genere. Quindi si poteva fare un po' del rock, un po' del punk, un po' del metal, senza essere troppo legati o connotati al nome. Quindi Rain fu scelto per quello. Sicuramente un significato un po' che lascia aperte le varie interpretazioni, cosa molto singolare. Anche i famosissimi Oasis, prima di diventare famosi, si chiamavano Rain. Infatti, ci sono varie tribute band degli Oasis che ancora oggi si chiamano Rain. E poi, sicuramente, Rain è un nome diffuso. Noi abbiamo registrato il marchio e il nome per poterlo utilizzare e averne l'esclusiva in Italia e in Europa già da qualche anno, però in giro ci sono altri nostri omonimi che fanno cose diverse, chi fa cover, come dicevo, Oasis, chi fa cover di Purple, però diciamo che dal 1980 questa formazione, la formazione dei Rain, porta avanti il discorso dell'hard rock metal italiano senza essersi mai sciolta, quindi diciamo che è un po' la caratteristica che ci distingue un po' dagli altri omonimi e non. A questo punto parliamo del nuovo album. Come nasce questo nuovo album e come si sviluppa, come cresce, come è cresciuto? Sì, il nuovo album ci abbiamo lavorato più o meno dal 2017, quindi sono svariati anni che ci lavoriamo. Abbiamo iniziato a comporre da soli i brani, poi ci siamo affiancati a un produttore che si chiama Giuseppe Bassi, che voglio ricordare e ringraziare tanto perché ci ha aiutato nella seconda parte di riarrangiamento e finalizzazione dei brani, ci ha aiutato molto. Si è occupato anche del mix e del mastering assieme a Dan Cornef, quindi è stato molto importante per noi lavorare con lui. È la prima volta nella storia dei Rain che lavoriamo con un produttore esterno e quindi sicuramente questo album è anche particolare a suo modo, proprio perché ci abbiamo lavorato a quattro mani noi e Giuseppe Bassi. I pezzi, come dicevo, abbiamo iniziato a scrivere nel 2017. E pian piano siamo arrivati qui. L'album è uscito alla fine, pochi mesi fa, alla fine del 2022. Lo stiamo ancora promuovendo in questo anno nuovo 2023. Usciranno dei singoli, usciranno degli altri video. Quindi per tutto il 2023 lo porteremo in giro anche live. È un disco fresco, moderno, che invito tutti ad ascoltare. Parlando di questo album, abbiamo visto una copertina che c'è di mezzo un po' stile Joker. In realtà non sono carte da poker, ma sono carte esoteriche, quel genere lì. Però anche poi lo stesso personaggio che rappresenta un po' anche la vostra band. Come nasce questa copertina, questa idea, poi di tutto questo rosso? Allora, la copertina è un capolavoro, secondo me, è un capolavoro del nostro disegnatore, Umberto Stagni, che voglio ringraziare. Umberto lavora per i Rain dal 2010 circa, si è occupato di varie copertine.
cominciato con l'album XXX, prima sua copertina per noi, poi ha fatto quella di Mexican Way, poi ha fatto la rivisitazione di Dead is Dead per il 10º anniversario, che l'abbiamo ristampato con in più un secondo disco che era un live dell'epoca. Poi si è occupato infine anche di questa New Tomorrow, si è occupato anche di Space Pirates, dimenticavo, e infine si è occupato di A New Tomorrow. Perché? Perché l'abbiamo coinvolto anche per questo album per dare continuità a quella che era la linea del racconto. Se nella prima trilogia XXX, Mexican Way, A New Tomorrow, la trilogia del viaggio, scusami, XXX, Mexican Way, Space Pirate, la trilogia del viaggio dal passato al presente, al futuro della band, adesso siamo andati oltre. Quindi A New Tomorrow, come diceva più il titolo, è un nuovo inizio. E lui ha rappresentato nella iconografia della copertina, oltre che la raffigurazione del nuovo cantante Ivo Almala e di noi nei quattro angoli, ma ha messo anche queste carte che giustamente hai notato tu, che sembrano delle carte tipo tarocchi così, ma in realtà sono citazioni delle copertine vecchie che lui aveva già disegnato per noi. Quindi c'è un pezzo del corvo di quella di Space Pirate, c'è la Calaveras messicana del Mexican Way, l'album Unplugged, ci sono dei frammenti di Dead is Dead con il Bastard, ci sono dei riferimenti a XXX con la rocchettara, con la chitarra V. Quindi è tutto un viaggio che parte ancora prima della trilogia e si condensa poi anche in questa ultima copertina. Dico questa ultima nota di interesse: ne abbiamo appena fatto un'edizione speciale con un puzzle di 300, non so se l'hai visto, un puzzle di 384 pezzi. C'è questa super edizione limitata che abbiamo messo fuori per Natale, ne abbiamo ancora qualche copia ed è ordinabile su Awa Shop. Our Record e Our Shop, potete trovare la speciale Limited Edition col cofanetto con il puzzle della copertina, 384 pezzi più CD. E come nascono le canzoni in questo caso? Prima nasce un riff, nascono le parole, nascono insieme e soprattutto le parole, quando si pensano le parole, è semplice studiarle, soprattutto visto l'inglese, nella semplicità oppure è più complesso utilizzarle in inglese? Beh, allora, questo album in particolare sono nati sicuramente prima i riff, prima i brani a livello musicale e dopo i testi e le parole. Perché? Perché le idee sono arrivate in sala prove, un po' le ho portate io, un po' le ha portate l'altro chitarrista, Freddy V, sotto forma di riff o sequenze di accordi più o meno complessi. Poi ci abbiamo lavorato assieme musicalmente e solo in itinere. Ivo Almala, il nuovo cantante, ci ha messo su prima le linee vocali e poi sulle linee vocali è andato a scrivere i testi. Quindi i testi sono venuti alla fine, montati sulle linee, a loro volta montate sulle strutture musicali. L'utilizzo dell'inglese per certe cose ti semplifica la vita, perché soprattutto nell'Hard and Heavy il suono del testo in inglese è molto più accattivante, molto più duro, diretto. Molto più semplice anche fare delle rime. Sicuramente per noi italiani che non siamo di madrelingua diventa più complesso dover fare un discorso complesso, capito? Quindi magari si tende a fare dei testi che vogliono arrivare al punto, ma molto diretti, proprio per non divagare troppo, magari andando a complicarli facendo in modo che non si capisca più niente. Però sono sempre testi, come dice il buon Mala, che li ha scritti lui, sono sempre comunque molto testi semplici e diretti che parlano di sue esperienze, ma che però vogliono essere anche liberi all'interpretazione di chi li sente, che li vuole fare suoi e dargli un suo significato. Perché poi questo è il bello della musica, che ti fa viaggiare in un mondo personale. E da cosa trae ispirazione? Da cosa traete ispirazione nella realizzazione dei brani? Se c'è qualcosa di particolare, oppure il momento in cui c'è, appunto, hai detto, abbiamo detto, quel momento del riff, dici,
ho sentito quel riff, mi è venuto in mente quel riff, però se no altro, c'è qualche altra cosa che vi ispira? Guarda, sicuramente tutto quello che fai nella tua vita può essere tradotto in musica. Tutto quello che tu provi può essere fonte di ispirazione. Un libro, un film, un'esperienza, un rapporto che ti va di raccontare con una persona, un'esperienza bella, brutta, un incidente, un innamoramento, avere un figlio. Sai, sono tutte cose che volendo si possono mettere in musica. E la musica ci aiuta molte volte, parlo in prima persona, anche a superare queste cose. Quindi che tu abbia avuto una bella giornata, una brutta giornata, quando arrivi a casa puoi sempre prendere la chitarra in mano e sfogarti o divertirti e la canzone è lì, che se vuole nascere, nasce da sola, come dice il buon Vasco Rossi. E c'è qualche aneddoto particolare che ricordi nella realizzazione di questo disco che ha reso un po' particolare e anche emozionante poi alla fine realizzarlo? Allora, sicuramente quando lavori sia in sala prove che in studio, i momenti per sdrammatizzare, per stare bene assieme, per fare una pausa, per fumarsi una sigaretta, per bere una birra, non mancano mai. Però sicuramente le cose più divertenti ti succedono quando vai in tour, quando vai a suonare. Ecco, magari il momento delle prove e dello studio è più legato al fare gruppo, fare squadra, succedono magari meno cose divertenti e dopo invece quando si va in giro a suonare è lì che poi magari con il contatto anche tra il pubblico sera dopo sera può succedere qualsiasi cosa e ci sono anche molte cose da raccontare. Quando magari rimani a piedi col furgone, poi magari prima sei arrabbiato, poi magari riesci a risolvere e sei contentissimo e risolvi nelle maniere più strane. C'è successo di tutto in tanti anni. E sia quando siamo andati in America che in Europa, insomma, ci sono state varie situazioni molto, molto particolari. Qual è l'emozione? Allora, quando si apre, sali sul palco, alcuni sono detto, quando inizio a salire le scalette, penso, dice, ma chi mi fa fare questa cosa? Perché poi quando si apre la quarta platea davanti, che c'è questa gente, questi immensi, che poi in realtà a volte non lo vedete perché tra le luci, tra il rumore della concentrazione, il rumore del tutto, non sentite. Però a un certo punto sentite quell'energia che cresce piano piano, piano piano, poi diventa un'onda che si trasmette a voi e voi che sensazione provate, che emozione provate? Hai descritto molto bene, hai descritto molto bene la cosa. La situazione è proprio quella lì. Magari prima, quando ti prepari, hai un po' d'ansia. Quando ti metti a fare il montaggio, provi tutta la strumentazione, fai il suono, prendi un po' confidenza con quella che sarà la sala. Poi quando arriva il pubblico e parti, in realtà se tutto va bene tecnicamente, se non hai problemi, un concerto anche di 2 ore. La tua percezione è che duri pochi minuti. Tu prepari anche un concerto da 1 ora e mezza, 2 ore, in realtà, anche se sudi, ti sbatti, in realtà è come fumare una sigaretta, vola via in un attimo per chi è lì sul palco. Quindi ti succede qualcosa all'interno che, anche se fai fatica, non la senti, stai talmente bene, si vede che l'organismo rilascia tutta una serie di. Non so se sono feromoni, non so come si chiamano, ma che sono droghe probabilmente naturali, e lì torniamo al potere della musica, il mitico potere guaritore della musica in cui io credo tantissimo, sia per chi la suona che per chi la va a ascoltare. Poi in concerto, quando queste energie si scambiano, tutti i grandi artisti, anche i piccoli, chiunque abbia suonato, comunque dà e riceve e quindi funziona così, insomma, la cosa funziona così. Qual è il palco che hai girato, hai detto tanti palchi, tante zone, tanti mondi, tante realtà, ma il palco che ti è rimasto un po' di più perché quel giorno è stato
così è incredibile, che poi ti è lasciato, te lo sei portato dietro, quella sensazione te la sei portata dietro per giorni, perché ti ha dato quella carica in più, dire ecco perché, anche perché suoniamo. C'è stato? Sì, devo dire la verità, c'è stato, ce n'è uno in particolare ed è stato proprio qui a Bologna, nella nostra città, perché come ti dicevo prima abbiamo suonato ovunque, abbiamo fatto un tour in tutto l'est dell'America, tutta la costa ovest, abbiamo viaggiato per gli Stati Uniti, viaggiato per l'Europa, fatto Germania, insomma siamo stati anche in Polonia, un po' ovunque, siamo stati in Portogallo, insomma tantissimi posti. Però qui a Bologna è successo una volta che ci hanno chiamato in extremis, qui al Parco Nord, in un locale che si chiama Estragon, che tiene circa 2000 persone, quando sono belle pressate. Ci hanno chiamato last minute una domenica dove fondamentalmente tipo alle 5 e mezza, 6 di sera mi è arrivata la telefonata, fa ragazzi venite subito perché ci sono gli Airborne che suonano stasera, ma manca il gruppo Spalla che era con loro in tour. Non si è presentato, si vede che hanno avuto dei problemi e track, siamo arrivati noi che eravamo già qui, ci dovevamo ancora riprendere un po' dalla sera prima che eravamo stati fuori a suonare, avevamo fatto tardi, però ci siamo concentrati subito, ci hanno chiamato tipo alle 5 e mezza, 6, alle 7 eravamo già lì a montare, tipo alle 7 e tre quarti abbiamo cominciato a suonare. Ma la cosa bella qual è stata? Che non mi aspettavo che ci fosse così tanta gente, che il locale fosse veramente pieno e le 2000 anime che quella sera erano all'Estragon, veramente poco prima che noi uscissimo, probabilmente non si aspettavano neanche loro il gruppo Spalla, quindi forse si aspettavano gli Airborne, erano talmente carichi e il boato che hanno fatto quando siamo saliti, me lo ricordo ancora, è stato veramente tanto più grosso di anche i concerti che abbiamo suonato. In posti anche più grossi, ma qui è stato veramente, forse perché non avevamo aspettative, uno di quelli che mi ricordo e che non mi scorderò mai. E quando scendi al palco, poi i ragazzi che incontri di tutte le età, perché poi sono di tutte le età, che ti pongono domande, oltre alle domande tecniche, che strumento, su cosa ti basi, c'è qualche domanda che in realtà ti ha sorpreso positivamente o negativamente, e soprattutto che o forse hai dato una risposta che neanche lui. Forse era emozionata a farti, però l'hai fe reso felice, vedendo il suo volto, l'hai reso comunque felice e contento della tua risposta. Sì, tecnicamente molte persone ti chiedono che tipo di amplificatore usi, che tipo di accordatura usi, qual è il distorsore che usi. E io sono sempre molto contento quando fanno queste domande, soprattutto perché magari li rincontro poi successivamente, mi fanno vedere che anche loro hanno comprato il wah-wah uguale al mio, o che suonano un po' sfruttando le cose che gli ho detto io. Questo fa sempre molto piacere perché il rapporto tra chi suona e chi viene a vedere, fatto anche perché magari c'è quello che anche lui è musicista e ha bisogno di qualche consiglio, anch'io quando vado a vedere, quando andavo soprattutto a vedere una volta i primi concerti che andavo a vedere, ero molto interessato all'aspetto tecnico, quando potevo capire alcune cose per poi provarmi la casa ero molto contento, quindi questo dialogo tecnico rende sempre molto felice sia chi suona che chi va a ascoltare, come sempre. C'è qualche artista in cui nel tempo ti è ispirato, o comunque adesso ti accorgi che comunque artisticamente ti ha fatto crescere, o comunque come mentalità, tipo di lavoro, ti ha fatto anche crescere nel tempo? Sì, sicuramente all'inizio seguivo gruppi come Iron Maiden, Motörhead, AC/DC, Metallica, Megadeth, Manowar, Scorpions e sicuramente prendendo spunto da loro ho iniziato un po' a suonare i miei brani. Più di recente ascolto anche cose che sono uscite dopo, chiaramente, come Korn, Faith No More. E di recente i Five Finger Death Punch, che penso che siano molto forti. E sicuramente noi vorremmo essere la risposta europea ai Five Finger Death Punch con questo nuovo album. Quindi andatelo a sentire. Lo trovate in tutte le piattaforme di streaming, downloading e quant'altro. Su YouTube ci sono anche i video, quindi seguiteci.
Se dovessi descrivere a chi ci sta ascoltando il vostro genere, perché effettivamente è metal, però ogni metal ha la sua ormai così ampio spettro che in realtà ha tante sfaccettature che fanno sempre riferimento al metal. Però se dovessi descriverlo oggi a chi ti ascolta, come lo descriveresti? Sì, hai detto giustamente. Giustamente il metal ormai ha preso talmente tante di quelle sfaccettature che noi sicuramente siamo di stampo classico, di stampo melodico, però belli up tempo, incazzati e cerchiamo di stare al passo coi tempi. Quindi un po', come dicevo prima, un misto tra Metallica e Five Finger Death Punch, giusto un po' per cercare di attualizzare quello che è il metal degli anni 80 al 2023. Allora, grazie a voi, grazie tantissimo. Noi siamo i Rain, ci trovate al nostro sito ufficiale raincrew.com e da lì ci sono tutti i link ai social, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, ci trovate un po' ovunque, quindi le canzoni le potete ascoltare o su YouTube o su Spotify, dovunque, su qualsiasi aggregatore voi andate ad ascoltarle, Apple Music, ci trovate un po' ovunque, dal nostro sito raggiungete tutto e vi ricordo che per chi è qui in zona il 7 gennaio ricominceremo anche quei live proprio qui dall'Alchemica a Bologna, assieme a Deathless Legacy e ai Pooh. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.